Buonasera dal TG2000 in apertura, andiamo subito in piazza San Pietro. È una giornata intensa quella di oggi per Papa Francesco, a partire da un incontro con i seminaristi pugliesi, un lungo discorso, ma le cose più interessanti sono uscite dalle sue parole dette a braccio. Ci racconta tutto Stefania Squarcia da piazza San Pietro. Stefania, a te la linea. Buonasera a tutti voi qui da Piazza San Pietro. Sì, Letizia, come dicevi, tra le udienze in agenda oggi per Papa Francesco, quella con gli alunni del seminario regionale pugliese di Molfetta. Con loro, per dipingere una sorta di ritratto del sacerdote ideale, il Papa ha preferito parlare a braccio, accantonando così il discorso scritto in precedenza. Ne è venuto fuori un ritratto esigente, certo, però seguite il modello di tanti bravi parroci italiani, così Bergoglio ha incoraggiato i futuri preti della Puglia. Sentiamo Paolo Fucili. Dorme benissimo, senza pastiglie, stanco com'è, ma col telefono accanto. Non teme la povertà, se no sarebbe segno che la sua vocazione è in pericolo e soprattutto è fecondo. Un padre che brucia la vita per il santo popolo di Dio. Ecco il sacerdote che vuole Francesco. Udienza oggi ai seminaristi della Puglia. Il discorso che sarebbe da leggere mette in guardia i futuri preti dal narcisismo e li esorta ad entrare in relazione con tutti, concetti ripresi con più enfasi ancora come l'ispirazione detta a Francesco lì sul momento. Anzitutto, attenti a quegli scandali dei sacerdoti quotati così in alto nella borsa dei media. E ancora, fanno male alla Chiesa quei preti che celebrano messa e se ne van via subito perché hanno altri interessi rispetto al popolo loro affidato. Infine un ricordo omaggio alle donne nella Chiesa. Quando Bergoglio in Argentina aveva problemi con un giovane gesuita in formazione, lo mandava da una certa suor Bernadetta, originaria proprio di Molfetta in Puglia, e lei dava due schiaffi spirituali e via. Commento: è una grazia crescere con donne e mamme che san dire quel che va detto. E questa mattina Papa Francesco ha incontrato nella sala del Concistorio in Vaticano i partecipanti alla riunione dell'ICRA, l'Associazione Internazionale Rurale Cattolica. Il Papa ha messo in guardia da una produzione che mette a rischio i ritmi della vita agricola e da modelli di sviluppo che pensano soltanto agli affari. Vediamo insieme il servizio di Francesco Durante e poi linea allo studio. Agricoltura non parla di agricoltura, ma anche dei disagi dovuti ai cambiamenti climatici, Francesco, e raccomanda di non perdere mai il rapporto di tenerezza con la natura ed il creato. L'incontro con i membri dell'Associazione Rurale Cattolica Internazionale dà occasione al Pontefice di far notare che in alcune aree geografiche lo sviluppo agricolo è la principale risposta alla povertà e alla scarsità di cibo, ma occorre rimediare alla carenza degli apparati istituzionali e agli ingiusti metodi speculativi. Guardando il mondo rurale oggi emerge il primato della dimensione del mercato che orienta azioni e decisioni, gli affari anzitutto. Anche a costo di sacrificare i ritmi della vita agricola, prosegue il Papa, e per quanti vivono la realtà rurale, questo significa constatare che lo sviluppo non è uguale per tutti, come se la vita delle comunità di campi avesse un valore più basso. La stessa solidarietà largamente invocata come rimedio è insufficiente se non è accompagnata dalla giustizia nell'attribuzione delle terre, nei salari agricoli o nell'accesso al mercato. Francesco infine mette in guardia dall'incauto ricorso a quelle tecniche che per garantire maggiori raccolti possono eliminare la ricchezza della biodiversità e per di più non si conoscono le conseguenze sulla salute umana. Che non capiti di essere testimoni muti di gravissime inequità, come quando si pretende di ottenere importanti benefici facendo pagare al resto dell'umanità presente e futura gli altissimi costi del degrado ambientale. Adesso a Brescia per il terzo caso in 10 giorni di abbandono di neonato dopo Villa Literno e Napoli, stavolta è successo al nord. È una bimba di 24 ore di vita che sta bene per fortuna perché è stata trovata da un uomo questa mattina al gelo. Sentiamo il servizio di Leonardo Possati con il racconto del testimone. Questo angolo protetto da due muretti era stato messo, è stata trovata questa culla bianca e ho visto due manine meravigliose, mi è venuto uno strappo al cuore e sono andato ad avvertire la portineria che
che è qui a 30 metri. È sopravvissuta malgrado le appena 24 ore di vita, il freddo invernale in una città come Brescia e la fame. La protagonista di questa triste storia, che si rinnova sempre più spesso, è una neonata di carnagione chiara di cui non si sa nulla, tranne che è stata abbandonata in strada, davanti all'ex seminario in via Bollani, appunto a Brescia. Avvolta in una coperta e apparentemente pulita, la piccola è stata soccorsa dai carabinieri e trasportata al pronto soccorso pediatrico degli ospedali civili, dove adesso si trova ricoverata per accertamenti e controlli. Stando alle prime ricostruzioni, chi l'ha abbandonata ha scelto un luogo ben visibile, come se la volontà fosse quella di farla ritrovare il prima possibile. Intanto le indagini si concentrano sugli ospiti di una struttura di emergenza freddo che accoglie i senza tetto nelle vicinanze dell'ex seminario. E a proposito di vita, 2 anni di prigione e 30.000 euro di multa in Francia per chi fa propaganda contro l'aborto sul web. Quanto prevede una legge approvata dopo l'Assemblea nazionale anche dal Senato su proposta socialista. Le perplessità da Pierluigi Vito. Torna a infiammarsi il dibattito in Francia sulla legge Collin, quella che prevede pesanti sanzioni a chi mette in atto propaganda anti-aborto. A margine del nuovo rimpallo del testo tra Senato e Assemblea nazionale, cominciano a serpeggiare forti dubbi anche nell'opinione pubblica più laica, come dimostrano recenti articoli apparsi su quotidiani del calibro di Le Monde e Libération, in cui si paventa il timore che il provvedimento, volto a penalizzare i siti internet che offrono informazioni e supporto per evitare che le donne scelgano di abortire, possa creare un precedente pericoloso, in primis contro la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino sulla libertà d'espressione. Se si finisce per configurare come reato un'opinione contraria alla verità ufficiale del governo, potrebbero aprirsi scenari foschi, una volta che il potere cadesse in mano a gruppi antidemocratici. Il reato di impedimento all'interruzione volontaria di gravidanza è davvero un pericolo, si chiedono gli editorialisti? I dati paiono smentire i proponenti la legge, ovvero la maggioranza socialista. Il numero di aborti in Francia si mantiene stabile su 220.000 l'anno. Tutto ciò nonostante l'opera dei siti colpevolizzati, i quali in sostanza propongono aiuto per uscire dalla solitudine di una scelta drammatica, offrendo assistenza medica, legale e economica, come pure i racconti di chi ha dovuto affrontare questi terribili passaggi. Ora si guarda al Parlamento, se davvero vorrà continuare a procedere su una normativa che, così com'è, attenta indiscutibilmente alla libertà d'espressione. Parole di Quadrature du Net, la più nota associazione transalpina di difesa della libertà d'opinione su internet. Torniamo a Milano, ora dove è stato fermato il presunto responsabile dell'omicidio di Piazzale Loreto, un domenicano di 26 anni. Un assassinio non per una guerra tra gang di Latinos, ma per la droga. Luciano Piscaglia. Si chiama Moni Azuna Jason Elias, è un dominicano di 26 anni, è stato arrestato nella notte tra il 5 e il 6 dicembre in una villetta di Bettolle in provincia di Siena. È ritenuto responsabile, insieme ad un complice ancora ricercato, dell'omicidio di Antonio Rafael Ramirez, il 37enne, anch'egli originario di Santo Domingo, ferito a morte lo scorso 12 novembre a Milano. Subito dopo l'aggressione, il giovane è fuggito ed ha trovato rifugio da una zia nella casa del Senese, in cui è stato fermato dagli uomini della squadra mobile di Milano e della polizia locale. Immigrato irregolare, sarebbe stato lui a esplodere i colpi mortali con una Beretta 7.65 ritrovata in un'area dismessa a Pioltello, nel milanese. Al momento non risultano legami dell'arrestato con gang latinoamericane. La cosa sarebbe riconducibile a uno screzio per una partita da mezzo chilo di cocaina, screzio che era nato tra lui e la vittima, medio traffico di droga della periferia milanese, e questo ha innescato poi le liti che hanno condotto l'omicidio. È in corso una vera e propria caccia all'uomo per individuare ed arrestare il secondo colpevole di un omicidio che aveva destato grande allarme, avvenuto nella zona di via Padova, considerata la frontiera di Milano, dove bande di diverse etnie si contendono il controllo del territorio. L'episodio aveva indotto il sindaco Giuseppe Sala a chiedere ed ottenere, per rispondere alla crescente domanda di sicurezza, la presenza dell'esercito nelle periferie milanesi. Andiamo ad Amatrice, dove questa mattina sono arrivati 5 tir di fieno per aiutare gli allevatori colpiti duramente dal terremoto che non riescono più a nutrire i propri animali. Federico Plotti. A quasi 4 mesi dal sisma che ha distrutto Amatrice, Città Reale, Accumoli e tanti altri comuni della zona, ad alleviare le sofferenze e le difficoltà di quella gente ci pensano anche associazioni e privati cittadini. La storia che vi vogliamo raccontare parte da Tuscania, siamo in provincia di Viterbo, e dalla generosità di alcuni imprenditori agricoli, ma anche dall'altruismo di tanti tuscanesi.
Lì, nelle zone colpite dal terremoto, manca tutto, anche il foraggio per nutrire il bestiame di tante stalle e tante aziende che rappresentano una grossa fetta del tessuto produttivo ed economico della zona. A Tuscania il problema lo conoscevano benissimo. In due settimane si sono organizzati e questa mattina 5 camion carichi di 600 tonnellate di fieno e 60 di cereali sono partiti alla volta di Amatrice. È un'iniziativa nata dal basso, nata da, non dalle istituzioni ma dagli allevatori, dai commercianti del posto. È stata una solidarietà tra allevatori, tra agricoltori che hanno capito questo momento di difficoltà e vogliono contribuire alla ripartenza di queste aziende. Fieno e cereali, scorte indispensabili per andare avanti nei duri mesi invernali. Significa la scorta per l'inverno, anche se il fieno il 30 agosto l'abbiamo già fatto, però certo, comunque è un aiuto, è un grosso aiuto. È un grande aiuto perché, le spiego subito, avendo gli animali di fuori, soprattutto la sera quando le temperature scendono al di sotto dello zero, serve agli animali una razione giornaliera pari al doppio del foraggio che davamo normalmente. Il terremoto ha distrutto tutto, ha raso al suolo le loro case, le loro attività, ma non la speranza e la voglia di continuare. Ed è pronto il collegamento con il Quirinale, dove le consultazioni sono proseguite per tutta la giornata. Pochi minuti fa incontrare il presidente Mattarella e il Partito Democratico, l'ultimo della serie, uno di quelli per questione di numero a cui spetta una proposta concreta. Subito allora la linea va al nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto. Buonasera, buonasera. Allora possiamo dire che le consultazioni sono ufficialmente concluse perché il capo dello Stato Mattarella è sceso e ha incontrato i giornalisti e ha detto che oramai ha il quadro della situazione chiaro e tra poche ore deciderà. Quindi la situazione, quindi anche la crisi stessa dovrebbe trovare in qualche modo una soluzione. In che modo? Di certo dalle forze politiche sono arrivate dei messaggi contrastanti, nel senso che soprattutto la richiesta di un governo di solidarietà nazionale, di unione nazionale, ha trovato molti rifiuti. Questa la denuncia del Partito Democratico. Per questo motivo si va avanti per un governo di tipo maggioritario. Chi sarà il futuro Presidente del Consiglio? Questa è la domanda che tutti si chiedono. Ovviamente da ieri in pole position resta il Ministro degli Esteri Gentiloni, subito dopo anche il Ministro dell'Economia Padoan. C'è stato un braccio di ferro, possiamo dire, tra Renzi, il Presidente del Consiglio dimissionario, e Mattarella. Renzi preferisce Gentiloni, Mattarella Padoan, anche per tranquillizzare i mercati internazionali e anche gli altri paesi. Ricordiamo che venerdì prossimo ci sarà il Consiglio Europeo e le cancellerie vogliono che l'Italia sia rappresentata, non si presenti senza un governo. Questo è il quadro della situazione. Mattarella vuole dunque un governo pieni poteri per affrontare l'emergenza banche e per affrontare anche quelle decisioni che riguardano le misure da prendere per le zone terremotate. Ma andiamo a vedere qual è il quadro di tutte le forze politiche che sono salite oggi qui al Quirinale, a cominciare dal nuovo centrodestra, poi Forza Italia, è tornato anche Silvio Berlusconi, quindi il Movimento 5 Stelle. Sentiamo le dichiarazioni, poi la linea può tornare allo studio. Noi abbiamo dato la disponibilità a partecipare ad un governo con una responsabilità comune del più ampio novero di forze politiche presenti in Parlamento che sia possibile. Se non dovesse verificarsi questo, ci affideremo al Presidente della Repubblica. Abbiamo illustrato al Capo dello Stato quella che ci sembra l'unica strada possibile in questa difficile situazione. L'approvazione in tempi rapidi di una nuova legge elettorale condivisa in Parlamento, per poi consentire agli italiani di esprimersi con il voto e di scegliere finalmente da chi vogliono essere governati. Abbiamo però precisato che Forza Italia non è disponibile a partecipare o a sostenere governi di larga coalizione. Renzi, tutto il suo governo e l'intero Partito Democratico hanno fallito. Questa non è una nostra asserzione, ma un'affermazione certificata da 19.419.730 cittadini che hanno votato no al referendum di domenica scorsa. Qualunque nuovo governo, ancora una volta calato dall'alto, non avrebbe la legittimazione popolare per governare.
E parliamo adesso della nostra salute, perché con l'arrivo dell'inverno puntuale arriva anche l'influenza. 115.000 italiani si sono ammalati nell'ultima settimana, ma il picco deve ancora arrivare. Alessandra Camarca ne ha parlato con Giacomo Milillo, medico di famiglia. Sentiamo. Non si scappa dall'influenza, che ha già iniziato a colpire quasi 2 persone su 1.000. Tradotto in cifre, si sono ammalati 115.000 italiani in 7 giorni, 469.000 in totale dall'inizio dell'epidemia. Questi i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità nel bollettino settimanale Influnet. Come sempre, la fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini. Tra 0 e 4 anni l'incidenza è pari a circa 6 casi su 1.000. Le regioni più interessate sono il Piemonte, il l'Emilia-Romagna, l'Umbria, le Marche, il Lazio e la Campania. Come previsto, il fatto che 2 dei 3 ceppi virali quest'anno siano nuovi, uno di Hong Kong e uno di Brisbane, oltre al famigerato ma ormai noto virus dell'influenza, ha portato a un aumento dei casi con un livello superiore a quello delle precedenti stagioni influenzali. Eppure il picco dell'influenza non è ancora stato raggiunto. Quando arriverà? Ci sono ancora parecchi virus parainfluenzali, il picco vero e proprio però deve ancora arrivare, questi sono gli inizi, semplicemente il picco ci sarà verso gennaio, sarà quasi il doppio e almeno è previsto così, poi vediamo, perché quest'anno per fortuna pare che le persone si vaccinino con più facilità, devono vaccinarsi tutte le persone che hanno più di 65 anni. E poi invece quelli che hanno meno di 65 anni, se hanno malattie soprattutto respiratorie, ma anche diabetici, ipertesi, cardiopatici, quelli che hanno malattie croniche. Parliamo di smog, torna l'inquinamento nelle principali città italiane, complice anche questo lungo periodo di alta pressione. Scattano misure antitraffico in tutta Italia, comprese Roma e Milano. Sentiamo quali da Luigi Ferraiuolo. Ci risiamo, inverno e alta pressione, tanto bassa per sprofondare l'Italia sotto la cappa dello smog e dei rischi per la salute. Nel nostro paese sono circa 60.000 ogni anno i morti da polveri sottili, una situazione che proprio con l'arrivo del freddo diventa più grave, colpa anche del mix tra traffico e riscaldamento. Sono tante le città fuori legge, perché già oltre la soglia limite di 35 giorni all'anno per le PM10, le prime 5 per inquinamento sono, secondo i dati di Legambiente, Torino, Frosinone, Venezia, Milano e Padova. Nel capoluogo piemontese si corre ai ripari. Da mercoledì prossimo i primi provvedimenti di blocco del traffico. Anche a Milano al via le misure di contenimento. Saranno bloccati i veicoli Euro 1, 2 e 3. Bergamo, Brescia e Cremona si sono già mosse, con limiti e divieti vari. Domani scatta nella capitale la prima delle 4 domeniche ecologiche previste dal piano antismog cittadino. Mentre da oggi traffico diurno vietato ai veicoli Euro 1 e 2 e ai diesel Euro 3. A Napoli è in vigore il dispositivo di traffico limitato privato da lunedì prossimo a venerdì. L'anno scorso, di questi tempi, eravamo nella stessa situazione. Le città si muovevano in ordine sparso, ognuna con la sua ordinanza, ognuna coi suoi tempi. Fu proprio allora che si pensò per la prima volta a un piano nazionale per ridurre l'inquinamento, ma non si è visto nulla. Ulteriori difficoltà per gli automobilisti anche dal rischio di consistenti aumenti dei carburanti. I maggiori produttori di petrolio hanno trovato un accordo che taglierà la produzione di greggio. Giorgio Schiavoni. Se il 2016 si era aperto con un crollo del prezzo del petrolio e un consistente calo dei carburanti, così non sarà nel 2017. Per la prima volta in 15 anni, infatti, gran parte degli esportatori di greggio si sono messi d'accordo per tagliare del 2% la produzione petrolifera mondiale, con l'obiettivo di far salire il prezzo a quota $60 a barile. Già da un mese si parla di questo mega accordo fra l'OPEC, la principale organizzazione degli esportatori di petrolio, e gli altri paesi produttori, per un totale di 25 governi coinvolti, ossia il 60% del greggio estratto. E le quotazioni dell'oro nero da qualche settimana sono in forte rialzo, facendo segnare un più 15%. Ora però dalle parole si passa ai fatti. Da 1 gennaio ogni giorno si estrarranno 1.800.000 barili di petrolio in meno. Gli aumenti
aumenti per benzina, diesel, ma anche bollette e cibo saranno consistenti a partire dal prossimo mese. Non solo, se si considera che negli ultimi due mesi l'euro si è deprezzato del 5% verso il dollaro, il risultato sarà per il nuovo anno un aumento consistente dei prezzi, in particolare dei beni importati. Se la parola deflazione è stata il tormentone del 2016, così non sarà nel 2017. Non c'è pace per le medaglie d'oro, frutto di fatica e sudore, trafugata quella dell'arciere paralimpico Oscar De Pellegrini, vinta a Londra nel 2012, quando l'atleta fu anche portabandiera azzurra. Al nostro microfono l'appello dell'atleta che dice: i ladri mi hanno tolto il ricordo più caro. Ascoltiamo. Potevano scegliere tra tante medaglie i ladri che si sono introdotti due notti fa nella casa di Oscar De Pellegrin, campione paralimpico bellunese di tiro con l'arco e carabina. Potevano scegliere tra 70 titoli italiani, 11 record nazionali e 4 record mondiali, ma alla fine hanno razziato la medaglia in molti sensi più preziosa, quella dell'oro a squadre di Londra 2012. 4 etti e mezzo di argento placcato, 700 euro scarsi sul mercato, ma un valore inestimabile in termini di sudore, fatica, orgoglio. In altre parole, l'obiettivo di una vita. È una ferita veramente dura da digerire per quello che rappresenta per me. Il valore è proprio quello affettivo, morale, del sudore, insomma, che ci vuole per arrivare là. I ladri si sono introdotti di notte nella casa di De Pellegrini, località sopra Croda, poco fuori Belluno, in un modus operandi che negli ultimi tempi ha fatto più di qualche vittima in zona. Mentre la famiglia dormiva al piano di sopra, hanno arraffato quel che potevano, tra cui l'oro olimpico. Un gesto, è giusto farlo notare, che non ferisce solo il campione, ma anche l'intera comunità bellunese, che da anni vede in Oscar De Pellegrini uno dei più autorevoli rappresentanti del valore sportivo italiano nel mondo. Che la portavo ancora a scuola, era il bello vedere sti ragazzi che la toccavano con la mano, con orgoglio, quindi veramente quella medaglia che era consumata al punto giusto, che ogni tanto la guardavo, era perfino un sogno. Mi augurerei che magari queste persone avessero un po' di coscienza, anche se credo sia difficile, magari in qualche modo capiscano, insomma, sia una cosa che appartiene a me, magari la facessero trovare da qualche parte. Con gli esteri andiamo in Siria, dove si contano a migliaia gli sfollati d'Aleppo Est, ripresa dai governativi dopo furiosi combattimenti. E fonti militari statunitensi confermano la morte a Raqqa della mente degli attacchi a Charlie Hebdo a Parigi. Antonio Soviero. Questi punti neri che si muovono sono i civili che abbandonano Aleppo Est. Almeno 20.000 sono stati evacuati solo nella prima metà del giorno, sta dicendo il generale russo Konashenkov. Il militare annuncia anche la resa di oltre 1.200 miliziani. Gli altri stanno vendendo cara la pelle, ma la loro sorte è segnata. Il 93% della città è sotto il controllo delle forze leali ad Assad. Aleppo Est sta quindi per cadere, ma della seconda città del paese resteranno solo macerie. Sono tornato al mio negozio dopo 5 anni, è una cosa molto triste. Hanno distrutto il 70% della città vecchia, in alcune zone fino al 100%. Da Parigi, al termine di una riunione dei 10 paesi occidentali e arabi che si oppongono a Damasco, il segretario di Stato statunitense tuona nuovamente contro Assad. Il regime siriano è colpevole di crimini contro l'umanità e crimini di guerra per i bombardamenti su Aleppo, afferma Kerry, aggiungendo: è la catastrofe peggiore dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'amministrazione USA invierà altri 200 soldati nell'inferno siriano, dove Washington ha messo a segno forse un colpo molto importante. Boubacar el-Hakim, fratello di Saeed e Sherif Kwasi e presuntamente delle stragi di Parigi dello scorso anno, sarebbe stato ucciso a fine novembre da un drone americano a Raqqa. Se il Pentagono confermasse, ancora non lo ha fatto, ma non ha neanche smentito, uscirebbe di scena una delle pedine più importanti dell'ISIS. A Karakosh, in Iraq, all'arrivo dei miliziani neri dell'ISIS, i libri sacri cristiani sono stati murati all'interno di un monastero per salvarli. Ora, cacciato il califfato, si spaccano i muri per recuperare le scritture. Massimiliano Cochi. Hanno prima dovuto svuotare quello che sembra un piccolo ripostiglio, poi buttare giù a colpi di mazza un muro di cemento armato. Ed eccolo, oltre quel muro, il tesoro del monastero dei Santi Ben a Messara. Centinaia di libri sacri, molti manoscritti che risalgono all'undicesimo secolo, libri liturgici, opere che raccontano storie del Vecchio Testamento, testi di medicina e miniature disegnate secoli fa dai monaci che abitavano queste terre.
Siamo a Karakosh, che era la più grande città cristiana dell'Iraq, distante meno di 20 km da Mosul. I primi giorni di agosto, di 2 anni fa, i monaci che abitavano questo monastero dedicato ai martiri cristiani, di fronte all'avanzata jihadista, decisero di nascondere i testi sacri. Dissero infatti: le chiese le potremo ricostruire, se invece andranno distrutti questi libri, perderemo la nostra storia. Qualche giorno dopo, la notte del 6 agosto del 2014, Karakosh cadde nelle mani dell'ISIS. Dopo oltre 2 anni e mezzo la città è stata liberata e questa mattina il priore del monastero, padre Yusuf Saka, è tornato. Con lui molti dei cristiani che hanno vissuto da sfollati in attesa di poter rientrare a casa. I tagliagole dell'ISIS hanno vandalizzato, bruciato e distrutto le chiese, le hanno usate come bivacchi o convertite in carceri, hanno saccheggiato le case dei cristiani, ma quei libri sacri non li hanno trovati e oggi, spogliandoli fra Yusuf e i suoi fedeli, possono sorridere soddisfatti. Ed è tutto per ora, prima di salutarvi vi ricordo che se volete potete rivedere questa edizione del TG2000 e tutte le altre sul nostro sito tg2000.it. Il nostro telegiornale torna alle 20:30, quindi grazie per averci seguito e a tra poco.